reazione del cane o al primo o al secondo passaggio sullo stupefacente. Viene caricato, stuzzicato il cane dal conduttore. Un incitamento come per dire trovalo questo manicotto. Vedete il cane che scatta, bravo, segnala sul stupefacente, bravo. Quindi dobbiamo trovare il carattere più simile dell'uomo a quello del cane. Cioè, sembra quasi un paradosso, però è così. La massima esaltazione nella ricerca dello stupefacente è quella di rinvenire il gioco e giocare con il proprio conduttore. Logicamente, se non c'è questo tipo di affinità, non si ottiene lo stesso risultato. Quindi lei passerà molto tempo anche con gli uomini oltre che con i cani? Sì, molto con gli uomini e molto con i cani, cercando di evidenziare alcuni aspetti psicologici sia del cane che dell'uomo. Lei è uno psicologo? No, abbiamo studiato psicologia canina applicata e sappiamo come poter focalizzare alcuni punti fissati nella testa del cane e riportarli nell'uomo. Oggi la delinquenza affina sempre di più le sue armi con la droga. I cani quindi devono ogni volta superare se stessi. Certamente è un lavoro che è molto delicato, certo è un ottimo ausiliario, l'unità cinofila ricordiamoci comunque che è formata da cane e conduttore, laddove quelle organizzazioni criminali riescono comunque a deludere il controllo dei cani, sarebbe cosa buona e giusta da parte del conduttore appunto che crea l'unità cinofila aiutarlo in tal senso, quindi dove non arriva il cane deve arrivare il conduttore. Dopo 2 anni siamo già un punto di affiatamento tra cane e conduttore. Un esempio di affiatamento, uno sguardo, il tono della voce. Le abitudini, i gesti, ci capiamo, già io capisco quando c'è una segnalazione di droga, io riesco a capire il cane in un modo più veloce, diciamo. Ci sono molte soddisfazioni che si ha col cane sulla ricerca dello stupefacente, ma a volte non c'è bisogno neanche di parlare perché si intende già. Avaia, avaia.